Bella a tutti ragazzi, qui è Tore Franchi Paolo, sono tornato con un nuovo video sul mio canale. Quest'oggi torna il secondo episodio di quella che potrebbe diventare una serie, ossia la reagisco ai vostri disegni. Il primo video è andato benissimo, avete lasciato tanti like, tanti pollicioni su, tanti mi piace, e quindi dovete farlo anche questa volta. Perché? Perché siete obbligati e sentite la mano che si spinge verso il pollicione o il mouse che si spinge verso il pollice su e dovete schiacciarlo. Lo so, è un sentimento che non potete frenare, fatelo subito ora, adesso. Grazie. In sostanza andrò a valutare i disegni che mi avete inviato su Instagram alla pagina colafra-art. Seguitela, seguite tutte le informazioni delle Instagram Stories. Ogni volta che cercherò disegni ve li chiederò e voi dovrete inviarli se volete partecipare. Me ne sono arrivati tantissimi, quindi purtroppo non riuscirò a mostrarli tutti. Andrò in ordine con quelli che sono stati più veloci ovviamente a cliccare e a inviarmi il disegno. E torna ovviamente la domanda: chi cazzo ti dà la facoltà di valutare i miei disegni, tu che non sei nessuno? E la risposta è: Nessuno mi dà questa facoltà. Ovviamente io lo faccio per ridere, non ho nessuna laurea o titolo di studio che me lo consenta. Potreste tranquillamente scrivere Tola Fra è un critico d'arte su una mollica di pane, ingoiarla, cacarla fuori in un nanosecondo e quello che ne uscirebbe è l'attestato che io posso valutare i vostri disegni, insomma. Dunque, per iniziare vi auguro una buona visione, vi ricordo il pollicione su e buona visione. Partiamo dal disegno di Dani Santop 06 che mi invia questa faccia. È uno tra i primi che mi è arrivato, appunto, e devo essere sincero, una faccia abbastanza squadrata. Se mi immagino un nazista del 1940 e giù di lì, uno di quei prototipi robot che i nazisti volevano ottenere, faccia pulita, bella faccia, potrebbe essere di questo tipo. Quindi sì, è carina, è simmetrica, è precisa, manca un po' di realismo, devo essere sincero, ma il disegno ci sta. E rifinirei anche un attimo le ombre. Andando oltre, abbiamo Gabbo0063 che invia questo Venom, questa super creatura. Mi sembra sia Venom. Dalla volta scorsa ho confuso un Goku con un Vegeta e ho visto la gente sotto casa con le torce che mi veniva a bruciare il sottopalla per la delusione, quindi chiedo scudo. Ed è ben fatto, ovviamente manca il colore, è disegnato soltanto a biro o a tratto, per adesso non so che strumento abbia utilizzato, ed è questo a mio avviso davvero fantastico. È stupefacente il disegno che ha ottenuto e se dessi i voti, che probabilmente inizierò a dare nelle prossime puntate, sarebbe un voto alto, insomma. Complimenti. Altro voto alto andrebbe a Davide Re 05 che mi ha inviato questo disegno su tela addirittura di questo mostro. Penso appartenente ad una sacra anime o non lo so, non lo voglio sapere perché è davvero inquietante, ma sebbene il soggetto sia inquietante, devo essere sincero, il disegno è ben fatto. Questa mela mangiata a significare il peccato originale di Adamo e di quella zella di Eva, l'orecchino molto trendy e gli occhi non per forza fuori dalle orbite, gialli, marci. Sicuramente, a parte tutte queste caratteristiche, il disegno è molto molto bello e quindi complimenti anche a te. Alberto Minuto, nel senso che probabilmente è molto basso, nel senso che a realizzare questo disegno ci ha messo un minuto. Porco Giuda, sparatemi. Mi invia un Goku. Oh, in questo caso so che si tratta di un Goku e non certo di un Tenshinhan o altri personaggi di Dragon Ball. Scusatemi, collezionavo le figurine e basta. Direi molto semplice come disegno, di certo non giocato tanto sulle ombre, pulito, ma d'altronde stiamo disegnando un personaggio di Dragon Ball, quindi non necessita di chissà quali profondità, chissà quali sfaccettature. Mi piace che sia pulito, sì, forse un po' sulle ombre ci avrei giocato, giusto così, un filino per dare un po' di profondità. Così. Prossimo disegno è di Michele Santoro che mi invia delle piante. Faccio fatica a commentare questo disegno perché sinceramente, Michele, ti ringrazio per aver partecipato, ma ci troviamo di fronte a dei cespugli molto strani. Insomma, ok, ho detto che sono piante, ma alcuni possono essere facilmente confusi con dei cotton fioc. Non c'è una grandissima profondità e, devo essere sincero, è molto astratta come raffigurazione. Mi ricorda un po' l'impressionismo, se vogliamo utilizzare dei termini aulici, semplicemente per dire che si poteva fare un po' meglio. Certo, io non mi ritengo un esperto disegnatore di alberi, ma anche per quanto riguarda tronchi e ombre,
uno step un po' più avanti si poteva ottenere. Non so se il tuo tentativo era proprio quello di dare un'illusione di un albero abbastanza finto e molto stilizzato. Ci sei riuscito, complimenti, però non è che sia proprio il top del realismo. Siamo sinceri, insomma. Così come il disegno di Giorgio Sampaolo, molto molto a mio avviso semplice. Sì, si tratta di solito stile con gli occhi tra virgolette manga o giapponesi, che vi ripeto a me non fanno impazzire. Non so, non sono un fan, sebbene molti disegnatori amino questo genere, io non sono un amante. E lo stesso disegno a mio avviso è molto molto piatto, quindi avresti potuto dargli un po' più di profondità, appunto perché l'hai fatto con bianco e nero, magari qualche ombra in più, magari qualche effetto un po' più di profondità. Non sto dicendo che sia un brutto disegno, ma avverto anche una mancanza di ombre, una mancanza di chiaroscuro che forse avrebbe potuto giocare a tuo favore. E ripeto, sono opinioni. Prossimo disegno è di Leon Art O, che se ha effettivamente realizzato questo disegno, e penso che lo abbia fatto perché sulla sua pagina ne compaiono davvero tanti, ha realizzato un Salvador Dalì davvero impressionante. Il disegno è mio, non vi preoccupate, scrive nello screen. Essenzialmente e sinceramente io mi sono molto preoccupato perché questa sembra una fotografia. Certo, non pretendo che utilizzate un chiaroscuro di questo tipo, assolutamente no, anche perché lo stile è diverso dal disegno precedente, ma di sicuro in questo caso, caro Leonard, hai fatto centro. E regà, date un'occhiata alla sua pagina perché merita davvero. Lo dico sinceramente e ripeto, non mi paga nessuno per farlo, purtroppo. Andando avanti con un disegno davvero bello, è Samu Art che mi invia questo, non lo so, mangiamorte, questo teschio con mangiato da un Venom, non lo so, quindi oggi siamo molto in tema Venom ed è bellissimo anche in questo caso. Mi ha scritto che l'ha fatto con computer, mi sembra, non con la penna, ma mi sembra strano, adesso non lo ricordo bene, non voglio dire stronzate, quindi rimangio quello che ho detto. È molto molto bello, impressionante, a me strapiace questo genere di disegno e mi piacerebbe anche imparare a farlo. Giocato benissimo sul chiaroscuro, giocato benissimo sui colori, questo contrasto, alla fine ho utilizzato pochi colori, rosso, rosa e nero essenzialmente, più qualche sfumatura col grigio, ma non male assolutamente. Anzi, ripeto, se dessi i voti, e forse lo farò nel prossimo video, scrivetemi se fosse il caso di farlo nel prossimo video, perché alcuni disegni meritano davvero quality, cioè, voti marks. Un voto un po' più basso lo merita GR8 Designer, che mi porta questo probabilmente personaggio di Minecraft con questo cappello, questa cuffia, questo non è una cuffia, non è un cappello, è un cappuccio, e sorride con un sorriso abbastanza inquietante che mi ricorda anche un po' la faccina perversa di WhatsApp. E è carino perché ci sta nel contesto, però si sarebbe potuto giocare un po' di più. È uno stile un po' una via di mezzo, ok, tra il piatto piatto, che ci sta proprio basic, e il tentare di dare una profondità. In questo caso siamo un po' una via di mezzo, perché come vedete il colore non è uniforme, c'è una leggera ombreggiatura, ma non è un'ombreggiatura costante. Sotto il cappuccio si sarebbe potuto dare un'ombra un po' più sostenuta, visto che il cappuccio è fatto di materia. Anche ai lati non abbiamo la stessa luce che abbiamo nelle altre facce di solito, quindi si poteva giocare un po' più sul chiaro scuro in questo senso. C'è ancora un po' da migliorare. Nonostante ciò, ovviamente, i miei grazie sono sempre a voi che mi inviate i disegni e mi rendete possibili questi video. Per concludere, due salmo molto particolari, molto diversi l'uno dagli altro, e nonostante ciò mi piacciono entrambi. Uno un po' più di un altro, ma adesso andiamo con ordine. Il primo mi è stato inviato da Luigi YS Grafica, che mi invia un salmo in bianco e nero che prega. A me piace tantissimo questo stile, è molto molto pulito. Salmo con le mani appunto in segno di preghiera, con questa aureola che sembra di sangue, sguardo verso l'altro. Ma a parte il disegno, nel senso di immagine che ha scelto da raffigurare, proprio in sé lo stile mi fa impazzire. Un bianco e nero semplice con pochissime ombre, proprio il minimo indispensabile, pulitissimo, mi piace, complimenti. È nelle mie corde, e come avete visto è anche un po' sullo stile dei disegni che faccio ultimamente, soprattutto sotto forma di fan art. Salmo totalmente diverso, e con mio grande rammarico per quello precedente, il mio disegno probabilmente preferito fino adesso
da tutti quelli che mi sono stati inviati è quello di Davide Zezza Art. Io non so perché mi abbia inviato questo disegno per essere valutato, perché sinceramente penso che l'unico commento sia restare in silenzio. Date un'occhiata al suo profilo assolutamente, così come tutti quelli precedenti, ma in questo caso particolare vi invito a un profilo interamente incentrato sui disegni che fa, e sono una roba mozzafiato. Davvero dei disegni così precisi, così realistici, non si vedono spesso, e soprattutto il fatto che sia italiano merita di essere supportato in quello che fa, insomma. Voto è il top, si beccherebbe la lode in questo caso, è l'unico a cui do il voto e gli do un bel 10 e lode, quindi se diamo i voti, diamoli con stile. L'ultimo disegno è quello che si merita effettivamente un 10 e lode, quindi complimenti a Davide e seguite la sua pagina, fateci un salto, non posso far altro che ammirare i suoi disegni. Vi ringrazio per aver partecipato, mi scuso se non ho mostrato tutti i disegni, mi rimangono qui all'interno del cellulare, quindi sicuramente andrò a mostrarli nei video futuri. Non vi preoccupate, non richiederò di inviarmeli, ma utilizzerò ancora quelli che mi sono stati inviati la volta scorsa, perché erano davvero tanti. Grazie infinite a tutti quanti, ci vediamo alla prossima, pollicione su e bene.